all'inizio. No, bisogna assolutamente migliorare troppe cose, tante cose, perché siamo a 7-8 giorni dal campionato, un campionato difficilissimo, squadre molto importanti, e quindi dobbiamo sicuramente chiedere molto di più da noi stessi. Prego. Mister, che rispetto all'ultima partita, quella del Feralpi, dove ha visto dei miglioramenti, se li ha visti? No, ma io ho visto una falsa riga, quasi la stessa cosa, perché penso che fino al gol loro c'era stato anche un buon palleggio, un buon dominio, siamo andati vicino al gol, però dopo non può capitare che due azioni avversarie, due gol, tre azioni avversarie, tre gol, quindi dobbiamo migliorare tante cose, questo sì. Si è sembrato quasi speculare con la partita della Feralpi, i primi 20 minuti buon palleggio, buona, e poi a un certo punto si sono sgranate un po' le maglie tra i vari reparti. No, vabbè, ci sono state due azioni in verticale loro, si sono trovati completamente aperti, quindi abbiamo sbagliato i tempi d'aggressione e ci sono andati in porta con qualità. E quindi sono azioni sporadiche, però condizionano assolutamente il risultato, come lo ha condizionato con la Feralpi Salò. Ma dobbiamo essere assolutamente molto più compatti, concreti, sotto tutti i punti di vista, non solo quello offensivo, anche e soprattutto quello del non possesso palla, perché penso che in campionato le difficoltà saranno ancora maggiori delle ultime partite, quindi dobbiamo assolutamente migliorare tante cose. Scusa, vai. Infatti fino al gol loro il palleggio vostro è stato molto buono, avete fatto la partita, però davanti avete creato poche occasioni, no? Guardando anche il palleggio che avete fatto. Sì, beh, dobbiamo essere più bravi negli ultimi 25 metri, ma c'era successo anche con la Feralpi Salò. Dobbiamo essere più bravi nelle preventive, perché se vuoi avere palleggio devi stare attento nelle preventive, quindi marcare quando c'hai palla te. Abbiamo fatto qualche errore di aggressione, quindi ci sono usciti palleggiando e sono andati in porta. Ma quindi sono già diverse le cose da migliorare. Chiaramente bisogna farlo in fretta, perché il campionato è imminente e la difficoltà del campionato è evidente. E quindi noi dobbiamo, come ti ho detto prima, dobbiamo pretendere proprio molto di più da noi stessi, perché dobbiamo arrivare domenica all'altezza della situazione. Ma c'è preoccupazione? No, siamo in ritiro estivo, quindi è chiaro che però bisogna pretendere di più. Io per primo devo trovare la soluzione migliore per questi ragazzi, perché sono quello che decide, e quindi io devo trovare subito il rimedio per cercare di fare una squadra sicuramente più compatta. Quello che la preoccupa può essere la mentalità che ancora manca, ma magari c'è, oppure la condizione fisica? No, ma noi abbiamo fatto un ritiro abbastanza intenso obiettivamente, quindi è chiaro che la brillantezza dei ragazzi non ci sono, io li conosco, li ho visti giocare tutto l'anno, quindi è chiaro che probabilmente non siamo così brillanti, però questo non è un alibi, probabilmente anche le altre squadre, quindi questa è l'ultima cosa che mi preoccupa, perché potremmo non essere brillanti la prima partita, ma poi dopo la condizione arriverà, quindi non è quello il problema. Dobbiamo migliorare proprio come squadra, come compattezza, non dobbiamo dare la sensazione che ogni azione possiamo, o dopo tante azioni possiamo prendere gol. Quindi questo è il mio compito e sarò concentrato esclusivamente su questo. La situazione infortuni, c'è qualcuno che recupera per domenica? Sì, adesso martedì abbiamo anche valutato che questa era un'amichevole, abbiamo fatto una buona settimana, quindi qualcuno che era in una partita di campionato sarebbe potuto essere tranquillamente a disposizione. Rischiare questa domenica, questo sabato sembrava stupido, e quindi da martedì probabilmente tutti gli effettivi saranno dentro, tranne probabilmente ancora Sprocati, che ne avrà per qualche tempo. Voltana di nuovo sognato, rimane però comunque un giocatore in partenza. Ma io lo alleno come un giocatore del Sudtirolo, l'ho detto l'altra volta, ragazzo ha la mia stima, ma semplicemente perché si allena dal primo giorno con grande intensità, lo sta dimostrando a tutti, a se stesso, alla società, che lui vuole essere protagonista quest'anno, lo sta dimostrando negli allenamenti, lo sta dimostrando anche in queste partite, quindi poi è chiaro, manca ancora un mese al mercato, può succedere tutto, non dipende soltanto né dalla società né dall'allenatore, dal sottoscritto, ci sono delle dinamiche, però oggi sono contento dell'impegno che Davide sta mettendo in campo. Nelle ultime partite c'è un po' la attenuante che mancano comunque due giocatori fondamentali, che è il regista e il centravanti, no? Quelle sue posizioni non siete ancora complete. Ma sicuramente la società è attenta, noi probabilmente completeremo sicuramente la squadra, però ho piena fiducia in questi ragazzi che ci sono, ci allineiamo da un mese, quindi il mio compito è vedere i progressi in questi singoli giocatori, poi riparleremo del Sudtirol quando ci saranno altri acquisti, ma in questo momento io sono concentrato a quello che vedo durante i giorni e durante questi amichevoli, e dobbiamo fare di più.
Casirai che per domenica è disponibile. Sì, da martedì già si allena con noi, sì. Questa è una domanda. In questi 8 giorni che manca l'inizio del campionato, tra le varie lacune, quale pensa che sarebbe quella la più importante da colmare? Ma la compattezza difensiva, quindi a prescindere, adesso noi proviamo a fare un gioco dove comunque la squadra prova ad andare alta e quindi non avendo tanta condizione atletica ci sta che ogni tanto su questo tipo di gioco devi avere una grande sicurezza, una grande, quindi in questo momento dove andiamo un po' più in fatica, questo ogni tanto non lo facciamo benissimo, quindi il mio primo compito per Brescia è sicuramente essere compatti per poi, quindi essere squadra, dare la sensazione meno di prendere gol, quindi questo è il mio primo unico grande obiettivo di questa settimana. Grazie. Grazie a voi.